Bentornati nel canale, sono Pietro VRN, oggi si riporta nuovamente Farming Simulator 22, quindi un nuovo episodio della mia serie qui nella Land of Italy. In questo ulteriore appuntamento della serie oggi mi volevo occupare prevalentemente di alcune attività che mi consentirebbero nelle mie intenzioni di cercare di tagliare un po' sul grosso debito che, ahimè, ho dovuto accumulare per portare anche l'allevamento dei cavalli. E che cosa ho pensato di fare oggi? Sostanzialmente occuparmi di un po' di contratti, conto terzi, giusto per incamerare qualcosa, ma soprattutto anche fare qualche vendita che potrebbe anche risultare molto remunerativa e vantaggiosa. Ma procediamo con ordine. Allora, innanzitutto, prima di occuparmi preparare un po' il lavoro che vorrei portare oggi. C'è da fare anche un po' di routine che di solito non vi porto mai sul canale, ma che faccio solamente in privato. Per esempio, in questo momento, come potete notare, mi sto occupando dell'organizzazione delle uova che cominciano ad accumularsi in quel trigger e vorrei, chiaramente, visto che è piccolino per giunta, vorrei occuparmi di liberare anche per fare spazio per nuovi bancalini che via via si andranno pian piano ad accumulare anche in questo piccolo pollaio. E quindi che cosa ho fatto? Chiaramente mi sono occupato anche di allestire questo ripiano porta bancali anche da questa parte, giusto per organizzarmi al meglio. Mentre l'altro ripiano che avevate già visto prima, quello mi serve sostanzialmente per la lana. Non mi andrò ad occupare ovviamente oggi di questa vendita, ma la farò in un secondo momento, quantomeno quando andrò ad accumularne un bel po' e quando ovviamente anche le condizioni di vendita saranno per lo più vantaggiose. Ci sarebbe anche da fare, da occuparsi anche dei pomodori che cominciano anche qui ad accumularsi, ma me ne occuperò in un secondo momento. Allora, innanzitutto vediamo un po', qui c'è qualche bancalino che potrei prendere, quasi quasi prendo questo di qua, che capita un po' a fagiolo. Ok, e me lo vado a piazzare nell'apposito ripiano che ho organizzato qui. Questo è solo per la lana, per i pomodori, ripeto, poi si vedrà. Nel frattempo non vi sarà sfuggito chiaramente l'atmosfera natalizia, sto cercando di cominciare a organizzarmi anche per fare un po' di bronzoli natalizi, quindi prima alberello, poi vedrò di decorare qualcosa, eccetera eccetera, giusto per non farsi mancare niente anche qui nella Land of Italy. E allora andiamo a spegnere il mulettino e a questo punto facciamo mente locale. Allora, come vi dicevo prima, ci sono dei contratti che sono molto interessanti e sono entrambi a calce viva. Ce n'è uno che paga veramente tanto e quindi i miei obiettivi si sono mirati soprattutto su questo. Ci sarebbe anche questo contratto di coltivazione, ma oggi vorrei fare questo. E allora me lo vado chiaramente ad attivare. È il campo 35, paga anche piuttosto bene, quindi mi fiondo letteralmente a prendere innanzitutto possesso del trattore. Lasciamo qui il 180-90, prendiamo il torpedo e mi vado a ripeto, a fiondare, a prendere possesso del bredal, dello spargicalce, spargi fertilizzante, ma in questo caso spargicalce, per occuparmi proprio del lavoretto che vorrei fare oggi. Se c'è tempo, potrei anche farne un altro, giusto per incamerare
altri introiti, ma ripeto, mi vorrei occupare anche di una bella vendita, di un prodotto che piano piano, ragazzi, si sta accumulando e quindi vorrei, tra virgolette, approfittarne. Allora, questo è il Bredal che, ripeto, non l'ho ancora ampliato perché non ne sento la necessità, perché i campi che ho in farm sono medio piccoli, non sono eccessivamente grandi, quindi anche questo Bredal da 9.000 litri va bene, però ce n'è appena 7.800 perché l'avevo già utilizzato per fare un altro contrattino in privato. Quindi adesso me lo vado a caricare completamente e mi dirigo questa volta nel campo 35 per occuparmi di quel campo. E allora vediamo un po'. Ok, perfetto. E ogni tanto, ragazzi, questo torpedo devo regolarlo un po' per quanto riguarda il cambio marcia, quindi si impunta un po' sulla prima e quindi devo ogni tanto modificare il selettore per impostarlo nella marcia adeguata per lavorarmi bene. E allora, come potete vedere, c'è questo campo 35 che devo lavorare e ahimè me l'immaginavo, ragazzi, un campo abbastanza grande, uno dei più grandi probabilmente della mappa, ecco perché paga abbastanza bene. Dubito che 9.000 di calce viva basteranno, ma quantomeno facciamo un... mi occupo del giusto e poi andrò a fare un altro rabocco. Ok, e nel frattempo facciamo due chiacchiere, ragazzi, quindi si torna nuovamente nel Land of Italy. Oggi sarà un episodio prevalentemente di lavorazioni e anche qualche vendita, ripeto, perché nelle mie intenzioni c'è questo grosso debito che avevo, ripeto, accumulato nello scorso gameplay quando mi sono occupato di acquistare il terreno dove sorge il maneggio dei cavalli, e quindi vorrei piano piano tagliarlo, eliminarlo e ridurlo piano piano del tutto. Avevo fatto già in privato un altro piccolo lavoretto che mi aveva consentito di togliere una decina di migliaia di euro dal debito, dal portadebito, ripeto, che avevo fatto, ma resta ancora tanto da fare. Oggi vorrei, per l'appunto, dedicare questo episodio a fare un bel introito qua e là per provare a togliere una grossa parte di quel debito. E cominciamo da questo terreno che devo, questo campo 35 che devo, ripeto, lavorare a calce viva. Questo è un terreno, ragazzi, che si trova tra l'altro poi vicino ad un edificio molto interessante che si trova lì in fondo, che è il frantoio. Ecco, ragazzi, l'attività vitivinicola mi è sempre piaciuta, mi è sempre interessata, e ne sono già occupato in altre serie. Su questa al momento non sono al momento convinto sia finanziariamente che a livello di gestione, quindi magari sarà un capitolo che affronterò più avanti, ma per il momento ci sono ben altre priorità. E nel frattempo proseguiamo. Parlando a proposito dei cavalli, volevo anche parlarvi di una cosa che avevo poi scoperto dopo che avevo pubblicato quel video a proposito proprio del maneggio. Mi sono accorto che oltre al recinto con tutti gli annessi e connessi, diciamo, l'attività di manutenzione dei cavalli, quel maneggio aveva anche una cosa molto utile, cioè uno storage dei balloni di
diciamo, per lo stoccaggio dei balloni che siano di fieno, erba, paglia, eccetera, eccetera. Ecco, questo mi ha fatto chiaramente drizzare gli occhi perché avere un bel fienile per lo stoccaggio delle balle proprio nei dintorni della farm, ma soprattutto vicino proprio accanto all'edificio del maneggio, è positivo. Quindi non dovrò un domani fare nuovamente il solito percorso a consegnare, diciamo, il prodotto sfuso. Ma mi organizzerò anche per preparare magari dei balloni di paglia, dei balloni di fieno adeguati proprio per essere stoccati nel fienile, diciamo, di questo maneggio, così glieli consegnerò allo stato solido, senza dover di volta in volta fare il via vai tra la mia farm e il maneggio, per l'appunto. Nel frattempo qui prosegue, è proprio un bel campo abbastanza grande, ecco perché chiaramente paga una bella cifra, circa 12.000 euro. Quando ci sono questi contratti, ragazzi, soprattutto in questo periodo di magra, diciamo, è importante farli, quindi ci sono subito fiondato. Allora, come immaginavo, chiaramente non basta il serbatoio del Bredal non ampliato, ripeto, per completare questo terreno. Quindi adesso andrò a fare qualche altra passata, perlomeno fino a prosciugare completamente la quantità di calce contenuta al suo interno, e poi mi dirigerò nuovamente in farm per andare a raboccare e tornare nuovamente qui per completare il lavoro. Sto pensando però, ragazzi, anche di fare una cosa, occuparmi anche nello stacco, diciamo, tra il rabocco e il completamento di questo lavoro, per fare anche un'altra attività, giusto per continuare ad introitare, perché oggi, ripeto, ragazzi, sarà un episodio in cui, ripeto, dovrò necessariamente fare un bel guadagno, perché vorrei, per l'appunto, togliermi di torno una buona parte, una buona fetta di quel debito. E speriamo, perché altrimenti per il futuro avere un grosso debito alle spalle non è ideale. Quindi vediamo di sfruttare un po' tutto quello che possiamo fare a livello di contratti, ma anche sfruttare qualcosa che possiamo rivendere per, ripeto, guadagnare qualcosa. Nel frattempo non posso fare a meno che ammirare i dettagli estetici di questa mappa, che è veramente, ogni giorno che passa, ogni giorno che sono qui all'interno, veramente spettacolare. Procedendo anche abbastanza bene, però non basterà per completare, quindi io mi
Mi limito a fare questa passata, vediamo se riusciamo a farla e poi. Ok. E andiamo subito in farm per caricare ulteriori 9.000 di calce viva. Faccio un pieno carico perché nelle mie intenzioni, se c'è del tempo, potrei anche occuparmi di fare quest'altro campo, che è uno dei due campi, ripeto, che sono disponibili per essere lavorati a calce viva. Valuterò, ragazzi. E allora mi fermo qui. Ok, e vado a caricare. Spegniamo il motore. Calce viva. Ne ho accumulato un po', ragazzi, qui giustamente per comodità. E nel frattempo, prima di occuparmi di completare il lavoro, vorrei fare una vendita, ragazzi, giusto per fare qualcos'altro, quindi un'altra attività per introitare qualcosa. E la mia idea è caduta su un prodotto che piano piano, ragazzi, lemme lemme si sta accumulando nella stalla delle pecore, ed è proprio il latte di queste pecore. Quindi non solo lana, ma danno anche del latte ovino. E lo andrò a caricare attraverso questa Lizard MK58, che è una piccola cisterna da 8.000 litri modificata dal modder per poterci permettere ovviamente di caricare il latte ovino. E adesso me lo andrò per l'appunto a caricare qui nelle vicinanze, facendo questo bel percorso, perché si trova proprio a ridosso di questa collinetta, quindi ogni volta devo fare questo lavoro per avvicinarmi al trigger, che ovviamente non lo vedete perché io li disattivo, ma come potete vedere sto caricando proprio del latte ovino. Quindi mi vado a caricare questi 8.000 litri e me li vado chiaramente a rivendere. Come punti vendita ho quattro scelte, ed entrambi queste scelte comunque si differenziano di poco, ma pagano comunque abbastanza bene, quindi vorrei oggi, tra virgolette, approfittarne. E allora, uno dei punti vendita si trova qui davanti, ed è il punto vendita, diciamo, della pecora nera, per intenderci. Però vorrei oggi uscire dai ambiti della farm, ogni tanto ci sta, e dirigermi invece nel borgo. Quindi nel ristorante del borgo, che paga anche questo abbastanza bene. Quindi oggi mi occupo di una bella vendita di latte ovino proprio all'interno del piccolo borgo della Land of Italy, che vi assicuro, ragazzi, che è un bel colpo d'occhio. Quindi oggi ne approfittiamo per fare anche un bel tour panoramico. E andiamo a rivendere anche questo latte. Il mio obiettivo, ragazzi, oggi è quello di provare attraverso queste attività, in buona sostanza, di camerare tanto denaro per, ripeto, per venire a limare, ripeto, quel debito. Speriamo bene. Intanto mi occupo di vendere anche questo latte. Guardate che spettacolo, ragazzi. Adesso salirò da questa stradina che mi condurrà dritto dritto al centro di questo borgo, dove c'è per l'appunto il ristorante idoneo per la vendita. E allora facciamo una bella visuale interna, già che ci siamo, giusto per ammirare queste arcate meravigliose. Ed entriamo qui nella piazzetta, qui nel bar sport. Come potete vedere, il trigger voi non lo vedete, ma in realtà si trova esattamente qui.
Quindi avvia scaricamento Got Milk, quindi avvia scaricamento del latte ovino, e qui, come potete vedere, arrivano i dindini, arrivano i quattrini. Andiamo a rivendere questa bella quantità di latte ovino. Vediamo un po' quanto abbiamo incamerato. Beh, 25.000 euro. Direi che è stata una bella scelta. Nel frattempo ci saluta anche qui anche un personaggio storico come Ernesto Calindri. Quindi questo è, ragazzi, un pezzo di storia. C'è pure il bar sport con il vessillo di Italia 90. Quanti bei ricordi. È una mappa, ripeto, ragazzi, che va vissuta anche con questi tocchi, con questi tocchi di classe. E allora, per tornare in farm, perché ovviamente adesso tornerò in farm, c'è da fare questa stradina. E una volta tornato in farm, chiaramente mi andrò ad occupare di andare a completare il contratto di calceviva che avevo lasciato in asso, perché dovevo caricare il Bredel. Per quanto riguarda le cisterne, ho fatto dei test e l'unica cisterna, a mio avviso, funzionante per il carico del latte ovino sembrerebbe questa, perché c'è una cisterna più grande, però non per caricare latte ovino non riesco proprio, quindi la scelta è ricaduta su questa piccolina. Giusto per precisare, perché prima di affrontare certe tematiche faccio sempre dei test, ovviamente, per sincerarmi che tutto funzioni perfettamente. Ok, e adesso mi fermo qui. Fermo qui perché prendo possesso stavolta del nuovamente direi del torpedo. C'è da ultimare quel contrattino, quindi mi dirigo di filato nuovamente nel campo 35. Quindi oggi, ragazzi, come potete notare, un ulteriore episodio in cui si fa un po' un via vai qua e là per occuparsi di varie attività, e nello specifico oggi vorrei anche introitare, ripeto, fare un buon introito, ripeto, per occuparmi di quel debito. Speriamo bene. E allora, qui c'è da dedicarsi di queste piccole zone. Però direi di fare il grosso, ragazzi, quindi quasi quasi. Mi dirigo qua e vado a completare queste passate che in lungo. Ok, sì, un campo veramente grande. In questa mappa, a giudicare ovviamente dal PDA, proprio il campo 35 è il campo centrale, è uno dei più grandi, diciamo, di questa mappa. Potrebbe anche pensare in un futuro prossimo, quando gli affari saranno e mi sarò sistemato bene in questa mappa, di acquistarlo. Sarebbe fantastico poter prendere un campo del genere, verrebbero fuori dei raccolti davvero imponenti, però costa, come è giusto che sia. Nel frattempo io guardo sempre anche lo stato di completamento del lavoro, del contratto, 91%, quindi c'è da fare un'altra fettina e poi avrò concluso e avrò preso un bel incasso anche da questo terreno. E mi rimane ovviamente della quantità di calceviva, potrei anche approfittarne per fare avviare l'altro contratto, ma valuterò. Vediamo un po'.
questi ostacoli. Ok, contratto finito, perfetto, ragazzi. Andiamo a prendere ovviamente i nostri sudati 12.000 euro di guadagni. A questo punto, ragazzi, io me ne dovrei tornare in farm, però prima di tornarmene in farm, quasi quasi, ragazzi, siccome ho già una discreta quantità in questo Bredala, quasi quasi mi attivo anche l'altro contratto, visto che il terreno si trova qui di fronte, e me lo vado a fare subito l'MLM, quindi mi vado a prendere anche dei soldini da quel terreno. E poi vorrei evitare, perché prima o poi l'IA se ne occupa in automatico, quindi tanto vale occuparsene e guadagnare noi questo contratto. Ecco, non si perde, non si butta via niente, quindi si guadagnano anche qui più o meno, saranno più o meno 2.500 euro, tutti i soldi che fanno sempre comodo. E allora occupiamoci di fare un bel girocampo. Anche qui il campo non è eccessivamente grande, quindi si può lavorare senza problemi, quindi ne approfitterò per girare un po' in lungo e completerò anche questo. Quindi, ragazzi, oggi è un appuntamento in cui si fa anche tanto lavoro conto terzi, un'attività secondaria che non vi avevo ancora portato sul canale, perché mi ero occupato prevalentemente in questi episodi di fare soprattutto lavori sui miei campi, o comunque dedicarmi a fare dell'altro. Ma vi assicuro che questi contratti conto terzi li ho fatti in privato, proprio per raggranellare sempre qualcosa a quella. Quindi l'avevo riservato queste attività soprattutto per farle in privato, e oggi però volevo comunque portarvi qualcosa di secondario anche sul canale, in questo ulteriore episodio della serie. Dovrebbe bastare, sì, direi di sì. Quindi è stata una buona scelta, ragazzi, anche proseguire e occuparsi anche di questa ulteriore attività. Campo finito, perfetto. E a questo punto me ne torno in farm. Prima però di tornarmene in farm faccio un'ultima cosa. Chiaramente prendo il guadagno anche da questo contrattino e faccio una cosa, faccio un piccolo stacco e ci vediamo direttamente in farm. Ok, come potete notare sono tornato nuovamente in farm. A questo punto io potrei anche completare qui, perché ho guadagnato abbastanza, però come ho già sotto mano proprio nuovamente il 180-90 con la bella cisternina, quasi quasi mi sono un po' ingolosito del latte ovino, quasi quasi facciamo un'altra vendita e quindi andiamo a caricare nuovamente un'ulteriore quantità di latte ovino all'interno di questa cisterna. Non dovrebbe essercene molto, però per riuscire a riempire quest'altra cisterna sicuramente. Quindi andiamo a sfruttare gli ultimi litrozzi, diciamo, di latte ovino all'interno di questa stalla ovina, che
comunque già ha reso abbastanza, quindi più avanti ci sarà anche la lana, però anche dal latte ovino vi assicuro che questa stalla comincia ad essere molto molto importante. E a questo punto facciamo attenzione qui ai trigger delle uova, cominciamo a prendere anche questa quantità, però non voglio tornare nuovamente nel ristorante borgo, del borgo quasi quasi. Questa volta questa vendita me la faccio qui nel punto vendita della pecora nera, quindi andiamo a vedere anche un altro punto vendita che non vi mostro mai perché è un punto vendita in cui chiaramente posso vendere le uova ma anche il latte ovino. Questa volta vendiamo latte ovino. Voi non vedete il trigger, ma si trova esattamente qui, vicino a questa porticina. Quindi mi fermo piano piano qui. Perfetto. E avviamo lo scaricamento. E nel frattempo, vi avvio lo scaricamento. Lo scaricamento chiaramente. Arrivano i soldini e finalmente sforiamo anche le 100.000 euro. Questo è positivo, positivo. Vediamo un po' quando prendiamo. 26.000. Quasi quasi era meglio che lo vendevo qui il latte ovino perché probabilmente pagava qualcosina in più, ma è una differenza, ragazzi, di poche centinaia di euro. Però sulla quantità poi si nota la differenza. Ok, nel frattempo usciamo di qua e ci dirigiamo nuovamente in farm. Abbiamo esaurito anche per oggi le nostre attività qui nella Land of Italy, quindi è arrivato anche il momento di fare i saluti. Però prima dei saluti finali, oggi vorrei completare questo episodio con l'argomento di cui mi volevo chiaramente congedare, e cioè il debito. Andiamolo a vedere. C'è un debito di rimasto di 100.000 euro e abbiamo sufficientemente moneta per tagliarne un bel po', quindi io direi di consegnare e cominciare a tagliare, tagliare, tagliare un bel po' di debito. E quasi quasi, vediamo un po', me lo tolgo del tutto, ragazzi, mi rimangono 16.000 euro, però abbiamo tolto il debito e questo era importantissimo, ragazzi. Quindi finalmente non avrò più questa spada di Damocle che mi potrò dedicare tranquillamente ai progetti futuri con molta più efficacia e molta più, con molto più relax, ragazzi. Per il resto, che dire? Io concludo qui, spero che anche questo ennesimo appuntamento qui nella Land of Italy vi sia piaciuto. Io come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale, lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta e da parte mia. Ciao ciao ciao!